Hi sweetie, benvenuta in questo nuovo video in collaborazione con due ragazze dolcissime e strabelle, che sono Crizia e Martina, di cui lascio il link del loro canale insieme al loro video qua sotto. Ci siamo messe d'accordo per fare un video back to school, dove io farò le acconciature, prima volta per me, quindi siate clementi se sono venuto un po' così, anche perché mia sorella ha i capelli lunghissimi e per riuscire a fare le mie treccine ci abbiamo messo 20 minuti ciascuna, quindi questo. Mentre loro faranno i video outfit, visto che sono molto più brave a fare quello. E, io mi sono cimentata in una cosa nuova che comunque mi piace tantissimo fare, solo che farlo su di me veniva un po' complicato, quindi ho dovuto chiedere l'aiuto di mia sorella. Vuoi salutare? Ciao Giorgia. Tra l'altro, se notate, ci siamo tutte e due fatte le punte colorate perché ormai siamo andati in fissa e lei appunto se le è fatte in questo colore, ma lo vedrete nel video appunto che seguirà questo spezzone. E nulla, quindi vi lascio direttamente al video dove appunto scoprirete tutto quanto. Vi lascio al video, saluto ancora Crizia e Martina, le mando un bacione e nulla, vi lascio al video, spero vi piaccia. Allora, iniziamo con la prima acconciatura. Iniziamo facendo, raccogliendo i capelli qua sopra. Prendiamo una spazzola e li pettiniamo. Dopodiché andiamo appunto a legare i capelli quando questa parte sarà dritta, facciamo la bella dritta. Il ciuccetto, fate un buco qua in mezzo dove vedete il dito che rispunta fuori e fate passare la coda che vi è venuta fuori. Ora io la faccio un po' lunga, la fate passare in mezzo a questo buco qua. Si andrà a formare questo coso qua, che già di per sé così è carina, ma noi continuiamo. Prendiamo due ciocche qua sotto, due ciocche da qua, una qua e una dall'altro lato, e andiamo a fare due trecce. Treccia con questi elastichetti qua piccolini. E ora andiamo a fare l'altra. Fatto questo, adesso rigiriamo la modella e andiamo a fare ciò. Prendiamo le due treccine e le facciamo passare, prendiamo i capelli nel cesso, le facciamo passare qua sotto. Ciò in questo modo. Viene fuori in questo modo, quindi abbiamo le due treccine e qua il volpino. Ora facciamo la seconda acconciatura. Si dividono i capelli in due parti. La prima parte la facciamo obliqua e ci facciamo una coda laterale. Prendiamo la prima ciocca da questa parte dei capelli, come vedete questa parte qua sopra, e andiamo ad arrotolarla verso la parte della coda, arrotolarla in questo modo qua, verso l'interno. Così. E andiamo a bloccare questa ciocca qui, in questo modo. Poi si prende un altro elastico e si blocca la ciocca insieme alla coda. E quindi questa è la prima girella e andiamo a fare la stessa cosa con
l'altra parte di capelli che è rimasta. Cioè questa qua ne andiamo a fare altre due. Una seconda acconciatura. Vedete, vi faccio vedere meglio qua, che sono tre sezioni rigirate. Girate un po' modella. Vedete davanti quelle che sono questi capelli molto carini. E dietro è così. E vai con la terza. Prendiamo una ciocca d'acqua davanti e l'altra lo stesso dall'altra parte, naturalmente. E poi andiamo a fare appunto il gioco, non so. Forcine e andiamo a bloccare il nostro fiocco qua sul nodo. Andiamo a allargare i fiocchettini qua che sono venuti all'estremità. Spostiamo le due ciocchette laterali verso la parte centrale. Così. E la nostra terza acconciatura è fatta.